Ciao a tutti gli appassionati di orologi. A giudicare dalla grande quantità di nuove referenze con quadrante blu lanciate negli ultimi mesi da vari marchi, non sono di certo l'unico ad apprezzare così tanto questo colore. Oltre a quella che sta di fatto diventando una vera e propria moda, si aggiunge anche la tradizione delle edizioni speciali Save the Ocean lanciate per la prima volta da Seiko nel 2018. E quindi dopo la prima edizione e la seconda, quella soprannominata Great White Shark, è ora la volta dei Manta Ray. Questa non sarà una vera e propria recensione, anche perché vi ho già parlato in altre occasioni sia del Turtle che del King Turtle nello specifico e anche del Samurai, e trovate comunque il link qui nelle schede. Sarà piuttosto un cosiddetto hands-on, giusto per farvi vedere un po' meglio questi quadranti con immagini reali e non tratte da catalogo. E allora vediamo un po' insieme come sono questi Seiko Prospex SRPE 33 e SRPE 39. Prima di iniziare vorrei ringraziare gli amici della gioielleria Maier di Torino per avermi gentilmente prestato gli esemplari oggetto di questa recensione. Da loro, oltre a Seiko naturalmente, potrete trovare vari marchi che vi lascio qui nella grafica in sovraimpressione. Se siete interessati ad un modello qualunque dei marchi da loro trattati, vi invito a contattarli direttamente, vi risponderanno sempre con cortesia e competenza. Effettuano spedizioni in tutta Italia e vi lascio il link qui sotto in descrizione. Il corredo è quello solito per tutte le edizioni speciali Save the Ocean, con scatole in simil pelle nera e dettagli blu e scritta dedicata all'interno del coperchio. Al momento sembra che Seiko non abbia deciso di riproporre in questa versione anche il cronografo con movimento a carica solare, quindi ritroviamo appunto il King Turtle e il King Samurai, che compare per la prima volta insieme alle varianti con quadrante nero e bianco. I quadranti sono veramente molto interessanti e, per i miei gusti, in Giappone hanno nuovamente azzeccato la tonalità del blu. Tuttora continuo a non andare matto per quella utilizzata nei Great White Shark. La superficie è lavorata in modo irregolare, con una finitura semilucida che quando viene colpita dalla luce ricrea un po' l'effetto della superficie leggermente increspata del mare. Magari è difficile da apprezzare nel video, ma lo trovo davvero riuscitissimo. E poi ovviamente nella parte bassa ci sono delle sagome di razze. Avevo il dubbio che fossero troppo evidenti e invece non è così. Le trovo perfette. Il colore poi si scurisce man mano andando verso l'esterno. Insomma, è pur vero che ora i prezzi sono saliti, ma in questa fascia continuano a non essere comuni dei quadranti del genere. Il marchio è stampato a ore 12, mentre sotto ci sono il logo Prospex e le scritte Automatic Divers 200 metri. La lumibrite è quella con colorazione classica, non a effetto vintage. Le sfere su entrambi i modelli rimangono fedeli alla tradizione come design e hanno una finitura lucida. Personalmente le avrei apprezzate di più con finitura spazzolata. Gli indici, come su quasi tutti i diver di Seiko, ricreano la tridimensionalità di quelli applicati, pur non essendo tali, e anche per questi non ci sono particolari novità rispetto alla tradizione sia del Turtle che del Samurai. La luminosità al buio è sempre molto performante su entrambi i modelli, che restano ben leggibili anche a distanza di tempo. Ora, anche sul Samurai, arriva il vetro zaffiro piatto con trattamento antiriflesso sul lato interno, che c'è e si nota come nel tenere a bada molto bene i riflessi fastidiosi. E purtroppo porta con sé anche la lente magnificatrice, con la quale a quanto pare dovremo imparare a convivere. Fortunatamente sul Samurai è più piccola rispetto a quella montata sul King Turtle, perché manca l'indicazione del giorno della settimana. Così come per lo zaffiro, vale la stessa cosa anche per l'inserto della ghiera in ceramica, che sul design del Samurai trovo che ci stia veramente molto bene e lo fa sembrare di categoria decisamente superiore, più ancora di quanto avvenga sul Turtle. E mi raccomando, non pensate che il titolo di King, di re, possa mettere al riparo da eventuali disallineamenti. Il Turtle sembra essere un esemplare fortunato, mentre sul Samurai, per poter allineare la ghiera agli indici, occorre sfruttare la posizione intermedia tra uno scatto e l'altro. Per casse, bracciali e movimenti, 4R35 e 4R36, non ci sono novità e quindi sarebbe inutile parlarvene più di tanto. I prezzi di listino per questi due modelli sono di 620 euro per il Turtle SRPE 39 e 630 euro per il Samurai SRPE 33. E sarà che di Turtle iniziano ad essermene passati anche troppi per le mani, sarà che al momento non ho nessun Samurai in collezione, ma in questo caso è proprio l'SRPE 33 ad aver colpito.
E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like. Grazie per la vostra pazienza e la vostra attenzione. A presto, alla prossima, ciao!